io sono la moglie di un ingegnere. Ah, la moglie! La moglie, quello sabio è come lo stemma della pesura. Ragazzi, buongiorno. Fa ancora freddo, fa anche più freddo di ieri, però il sole è piacevole. Mi scuso innanzitutto se sono stato molto scazzoso nel video che avete visto riguardo ieri. Ora sto andando al funerale, però visto che c'è un po' di tempo vado prima in merceria, che ieri sera ho fatto una prova con un nastro di spago. Sapete, quelli là con i quali si fanno i regali, si incartano i regali. Ho fatto questa prova per vedere la lunghezza e tutto il resto e ora vado dalla merceria per comprare la fettuccia rossa, perché pensare di farci e simularci un cappuccio rosso così come in pratica ho disegnato Recenzo, considerando il fatto che al Comic Con ci si butta l'uno addosso all'altro a finire che si rovina, e allora evito. Ciao Clara! Però poi passo dopo il funerale anche nel garage di casa, perché lì devo recuperare qualche alimentatore o trasformatore, non ho capito, per provare a fare un'altra volta, stavolta senza esplodere cortesemente, il pirografo. Oggi giornata piena, anche perché Codino non è riuscito a fare e starò da solo con lui tutto il giorno. Eccomi qua, sono tornato, mi sono anche cambiato così sto più comodo. Ora mi metto un po' a sistemare delle cose e ho preso sia il nastrino, la macchinetta, ho preso sia il nastrino che sta qui, questa rosa che vedete era per la prova, sia l'alimentatore che mi ha suggerito mio padre, che avevamo giù in garage. Non ricordo neanche più cosa serviva originariamente questo affare. Ora mi metto a caricare il vlog di ieri. C'ho Codino che sta in ansia perché mia madre, come vi ho detto, non è a casa. Sto contro luce, scusatemi. Non è a casa perché è andata di nuovo ad aiutare mia zia. E quindi sto da solo. Che bello! L'unica cosa è che con questo freddo mo mi devo ricambiare di nuovo, perché poi lo devo scendere giustamente nel pomeriggio. Si calmasse un poco. Poi metto la cuccia qui così si calma un po'. Mi metto a lavorare un po' e spero... Un po' lo sto dicendo troppe volte. Spero, siccome voglio fare delle dirette, che oggi ci sia gente. Andiamo. Perché ho a che fare con gente strana? Ho fatto una diretta su Instagram dove nessuno mi ha considerato. Ne ho fatta una su Periscope dove c'erano 5 spettatori, ovviamente non continuativi. E uno di questi mi ha domandato, presentandosi con un "sei etero?" Ovviamente il telefono. Insomma, mi hanno fatto una barca di domande per senza niente. Mi ha fatto una barca di domande per senza niente. Un attimo. Pronto? Ui Anna, ciao. E dicevo, in pratica mi ha fatto 5-6 domande mirate. Sei etero? Vestiti? Perché stavo in pigiama? Come se poi uno che sta in pigiama è più scandaloso di uno che sta senza magliette e senza pantaloni. Perché... capita anche questo su internet, mi dovete rompere le scatole, io sto in pigiama, sono una persona che si lava e che se lo cambia ogni volta che ovviamente ci sto le giornate intere, si suda e tutto il resto, quindi penso che sulla mia igiene personale non si debba mettere bocca. Ho iniziato a dare uno sguardo alla programmazione del Comic Con, è un po' triste, un po' povera. Non capisco perché, o perché mentre la guardavo controllavo anche la diretta e quindi mi sarò perso qualcosa, mi sarò distratto, ma non mi dà molta soddisfazione. Ora sto cucinando, aspetto che bolle l'acqua, poi pranzo e scendo il cane, sperando che faccia, perché se no piglio non so che cosa gli combino. Ovviamente sto scherzando. Già c'ho l'ansia. Ci vediamo più tardi. Spero, penso che se rimango da solo nel pomeriggio, di poter fare un'altra diretta, stavolta con persone un po' più intelligenti che riescano a parlare non solo di sessualità, ma anche di fumetti, libri e tutto il resto, perché sennò mi apro un canale di educazione sessuale e faccio prima. A dopo. E ora si mangia nerdeggiando una bella pasta e pesto con ricotta. Buon appetito a me. Che fame. Adesso riprovo a fare il pirografo.
avete visto, non sono stato cacchio di fare niente perché non funziona. Ho provato di nuovo altri due punti di aghi, niente. Ho provato con due chiodi, nulla. Ho cambiato chiodi, niente ancora. Per cui o è troppo poco forte questo trasformatore oppure mi stanno prendendo per il culo e l'elettricità con me non vuole più giocare. Ora mi metto a fare questo, che forse è meglio. Ok, dai, forse oggi qualcosa riesco a quagliare. Sono riuscito a fare questo. È ancora un po' calda la colla, però semplicemente ci ho aggiunto delle lungo il perimetro qui e poi sparando all'interno in modo da coprire tutto e da farlo aderire e all'interno verso la superficie che lungo il perimetro della stoffa. Questo poi va così. Ora vi faccio vedere. Diventa anche più facile andare in giro con una cosa così al collo anziché con la corona. Ciò non toglie che la corona continuerò a usarla. Codino ha fatto all'improvviso un urlo, mi ha spaventato, mi ha terrorizzato, perché non riesce a fare da ieri. Ieri ha fatto quello che mi ha detto mia madre. Prima dice che non fa, poi fa poco. Io non la capisco quando fa così. Mi spaventa solamente lei, prima ancora del cane. Comunque ha fatto un urlo, ha dato un urlo e ha fatto un po' in casa. Io alle 2:30 gli ho ridato la medicina che il medico aveva detto di sospendere e io invece, visto che ho fatto telefonare, il medico ha detto no, ridategliela. Per 3 giorni daremo anche l'olio di semi nel mangiare, in modo da aiutarlo. Ora sta così. Vedete? È lui, questa macchia bianca qui, eccolo là. Chissà che sente, perché lui ora non sente tanto bene, ma secondo lui sente. E allora ogni tanto fa questi scatti improvvisi. Probabilmente stasera si esce, ma ancora non so nulla di preciso. Nel frattempo continuo a fare un qualcosina. Sono usciti i due video di Recenzo, li trovate in coda sia al video che è uscito oggi, per voi ieri, sia ovviamente in coda a questo qui. Saranno gli ultimi video di recensione prima del Comic Con, perché settimana prossima non usciranno puntate, usciranno, come già ho detto la volta scorsa, usciranno le dirette e i vlog dedicati al Comic Con si trasferiscono ovviamente sul canale del Comic Con, per cui nella 4 giorni dedicata al Comic Con non usciranno video su questo canale qui, perché sarebbe una ripetizione, uno sdoppiamento. O al massimo, l'unica cosa che posso fare è un backstage di quello che faccio al Comic Con su questo canale qui e la vita al Comic Con sul canale di Recenzo. Ci devo pensare, mi piace come idea, solo che significa fare 2 video al giorno per 4 giorni. Vabbè, stavo dicendo, forse si esce, quindi nel caso mi preparerò. Al venerando orario delle 23:05 noi si scende, perché così si è deciso. Cioè, invece di andare avanti e di diventare più vecchio, io divento più giovane perché scendo sempre più tardi. E tra l'altro mi sono portato l'iPod, così se mai dovessero dire raga mettete un po' di musica, piazzo le canzoni della Disney. E Luca, è tutta colpa tua, sei tacchiappo d'ammazzo, tu e la Disney. Cosa hai risvegliato in me? Tu neanche lo sai. Scendiamo. No, vai, dici. Ma va, Lago, ti fai ingrassare. Devo dire. Allora, ragazzi, buonasera, benvenuti in questa serata in cui siamo sempre i soliti. Abbiamo mangiato delle paratine e facevano. No, erano buone. Erano una salsa con le cipolle e l'altra salsa con le cipolle. Poi, per rimediare, abbiamo comprato queste gomme che hanno l'olio di palma. Cercate su internet olio di palma, chewing gum con olio di palma, vi esce questo. È vero, queste sono dietetiche. Non è vero. Sono senza zucchero, le hai? Allora, un altro pacchetto di gomme, comunque, c'ha l'olio di palma. In vabbè, ma poi ci sono come con l'olio di palma. Digestione senza niente di che voce di parete dello stomaco. No, digerisco e divanisco. Chi l'ha detta sta stronzata? È digerisco. Questa 5 euro e fa schifo al cazzo, è dolcissima. Allora, niente alcolici, ragazzi. Non è una foto. Quanto è ritardo. Allora Dario, ma io come ragazza di chiesa ma che conosci da anni, danni e nanna catasaccio. Vabbè, rispetto a quando diventerà dottore, posso venire da te senza pagare? No. Sì.
questa è l'amicizia. Sono coppa e sorda. I soldi da sordo quando non manca. Rossa la mano. Comunque metti su fatica su tarazza, l'ho sempre detto. Eh? C'è fatica su tarazza. Lui sarà dottore. Lui sarà ingegnere, lui sarà musicista. Ma io sarò ingegnere. Io sarò la moglie di un ingegnere. Ah, la moglie! La moglie, quello Savio è come lo stemma della Pesù. No. Savio. E con questo possiamo definitivamente concludere la serata. La prossima volta devo prendere il vizio come una volta di non portarmi più soldi appresso, perché ero sceso con l'intenzione di non mangiare e alla fine mi sono mangiato le patatine con chili di salsa sopra e la Coca-Cola. Quindi Dario, non si fa, deficiente. Vi ringrazio per aver visto questo video, che però monterò domani mattina perché ora non ce la faccio. Quindi vi ringrazio, ci vediamo alla prossima. Ricordatevi di iscrivervi al Recenso o Irad di questo canale. Noi ci vediamo al Comic Con e domani. Buonanotte. Buonanotte, lunga vita e prosperità. Ovviamente non avrò problemi di player.